La giornata mondiale del diabete quest'anno cade il 12 e 13 novembre. Abbiamo qui la dottoressa Elisa Scarpa, diabetologa all'ospedale San Marco di Grottaglie. Vogliamo spiegare un pochino quali sono le finalità di questa giornata e perché è stata scelta anche Grottaglie? Va benissimo. Lo scopo di questa giornata è sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema diabete e soprattutto informare la cittadinanza sulle possibilità concrete che esistono di fare prevenzione. I diabetici oggi nel mondo sono 280 milioni e secondo alcune proiezioni statistiche nel 2025 diventeranno 380 milioni, quindi il fenomeno ha le dimensioni di una vera epidemia. Il nostro scopo è arginare questa epidemia perché esistono delle possibilità di prevenzione. E questa prevenzione, tra l'altro, domenica è previsto anche la distribuzione del materiale importante, nonché di un questionario. Sì. Come avverrà domenica questa diagnosi, diciamo, sì, di gruppo di... Allora, intanto si può essere diabetici senza saperlo, quindi molti di noi scopriranno in quell'occasione di avere già la malattia in atto. E ci sono molti cittadini che avranno almeno i fattori di rischio per il diabete mellito tipo 2. Abbiamo due forme di diabete mellito, il tipo 1 è una malattia autoimmunitaria e non esistono al momento delle misure di prevenzione. Il diabete mellito tipo 2 invece vede due fattori di rischio, la familiarità, e sulla familiarità non possiamo in alcun modo intervenire, e l'obesità viscerale. Ecco perché noi misureremo anche il giro vita all'altezza dell'ombelico ai cittadini che vorranno avvicinarsi al gazebo, perché gli studi clinici dicono che un giro vita superiore a 102 cm nel maschio e 88 nella donna espone fortemente al rischio di diventare diabetici. Quindi se il cittadino è portatore di un fattore di rischio di entrambi, diciamo che può venire tranquillamente per rispondere al nostro questionario. Nel questionario gli chiederemo se ha familiari con il diabete, valuteremo il suo peso, valuteremo il suo indice di massa corporea, vedremo se in passato ha già manifestato in qualche occasione un'iperglicemia. E quindi grazie al questionario potremo sapere che probabilità quel cittadino ha di sviluppare la malattia diabetica nel giro di 10 anni. Questa giornata mondiale del diabete è stata voluta anche dall'Associazione Medici per San Ciro. Certo. Siamo qui il dottor Enzo Lupo come presidente dell'ANTE, quindi c'è anche una sorpresa in coda. Ma a questa situazione. Parallelamente alla manifestazione indetta dai Medici per San Ciro, è stata indetta anche la nostra ormai consueta Sagra delle Castagne, che quest'anno raggiunge i 15 anni in cui la facciamo. È un momento in cui l'ANT offre alla cittadinanza un sacchetto di caldarroste e quindi per diciamo sensibilizzare la popolazione alla nostra attività. L'attività che noi facciamo è quella dell'assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore. Per cui siamo molto, diciamo, grati alla cittadinanza per questa loro sollecitudine nei nostri confronti, e noi in cambio offriamo a loro un sacchetto di caldarroste e tanta allegria, perché a finire la manifestazione sarà il piccolo teatro di Grottaglie che terrà una rappresentazione di canti popolari. Alla fine si terminerà veramente in allegria. Quindi queste due manifestazioni che si fanno, diciamo, sono sinergiche l'una all'altra, penso per un aspetto, diciamo, di utilità sociale e anche di così, promozione, di solidarietà. Cosa diciamo per invitarli ad avvicinarsi senza timore? Certamente, ci sarà soltanto questo breve questionario e poi faremo uno stick, quindi una valutazione della glicemia sul sangue capillare. Quindi sapranno in quel momento qual è il livello della glicemia e sapranno anche le probabilità che hanno di sviluppare la malattia diabetica nel giro di 10 anni. Vorrei soltanto segnalare questo concetto. Abbiamo 3 livelli di prevenzione per il diabete tipo 2, quello detto ereditario alimentare. Molti pazienti si avvicinano dicendo: ho una punta di diabete alimentare, se non mangio mi passa. Spesso il paziente diabetico non ha la percezione del suo stato di malattia e non capisce quanto possa essere grave questa malattia.
Quindi prevenzione primaria, il figlio di un diabetico, il fratello di un diabetico, i soggetti obesi, se modificano le proprie abitudini di vita, le proprie abitudini alimentari, possono evitare la comparsa del diabete. Prevenzione secondaria, la malattia è presente, se raggiungiamo dei livelli di sicurezza, cioè un'emoglobina glicata inferiore a 7, una glicemia preprandiale inferiore a 130, postprandiale inferiore a 180, possiamo evitare l'insorgenza delle complicanze croniche del diabete. Il diabete è la prima causa di cecità, è la prima causa di amputazioni non traumatiche, diciamo che è una malattia cardiovascolare. Quindi solo per quei pazienti che curano bene la malattia non arrivano le complicanze croniche. Poi esiste il terzo livello di prevenzione, prevenzione terziaria. Se già sono presenti le complicanze, ottimizzare il compenso metabolico ci permette di evitare l'aggravamento e l'evoluzione delle complicanze che già sono presenti e la comparsa di complicanze nuove che al momento non sono ancora presenti. Quindi sensibilizzare l'opinione pubblica: su 100 persone 5 hanno il diabete tipo 2, quello alimentare, e su 5 c'è un cittadino grottagliese che non sa di essere diabetico. Quindi si può essere diabetici. Questo è il messaggio che vogliamo dare. Quindi prevenire. Prevenire. Prevenire senz'altro laddove è possibile, e per questa patologia è possibile. Il problema grande è prevenire l'obesità, e soprattutto l'obesità infantile. Dovremmo sensibilizzare i bambini, i ragazzi, andare nelle scuole a parlare di questo argomento, perché un bambino obeso diventerà un paziente diabetico e c'è un aumento dell'incidenza del diabete proprio nell'infanzia. Laddove l'obesità è presente dovremmo curare l'obesità con grande impegno, perché è l'unico modo per evitare l'insorgenza del diabete mellito tipo 2. Bene, non mi resta che augurarvi buon lavoro.